venire ad ascoltare e parlare un po' di cose avvenute 500 anni fa, ma come diceva Lia, cercheremo di dare un taglio piuttosto moderno alla presentazione di oggi. Anche dal punto di vista grafico, non vedrete le solite classiche slide, vedremo delle elaborazioni fatte con tool di intelligenza artificiale, delle mappe interattive. Mi sono affidato in questo a Paolo Dal Prato, che è un fotografo professionista, che in maniera, lo dire, molto laica, poi si è invece interessato di generazione di grafica digitale ed è oggi uno dei massimi esperti di tool digitali di intelligenza artificiale, Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, tool di questo tipo. Siccome questo è un piccolo esperimento a cui vi ho chiamati, alla fine poi c'è una specie di gioco a premi, farò un quiz, mettiamo in palio, c'è tanta gente, dai, una pizza, qualche birra, la mettiamo in palio, vediamo come va. Credo che Daniele non sapesse, mia moglie, ma adesso lo gestiamo. Inizierò parlando di Leonardo e diciamo avvicinandoci, quindi parlando di Milano, di Santa Maria delle Grazie, entreremo nel refettorio, poi entreremo veramente nell'opera di Leonardo e poi nel finale invece appunto scenderemo in maniera un po' più leggera e parlando anche un po' di intelligenza artificiale. Vedete che il collegamento fra Leonardo e l'intelligenza artificiale non è poi così distante come si potrebbe immaginare, ma partiamo da lui. Questo è uno dei pochi autoritratti certificati di Leonardo che poi Paolo ha elaborato appunto con tool di intelligenza artificiale per ricostruire quella che era effettivamente probabilmente la fisionomia di Leonardo al momento dell'autoritratto. Si vede che Leonardo nasce nel 1400, vedete anche lì, sì? Cristina, tu vedi? Va bene, perché la birra pago uguale. Leonardo nasce nel 1452, suo padre fa notaio, si chiama Piero. Leonardo nasce fuori dal matrimonio, il padre si sposerà poi successivamente con una donna diversa dalla madre di Leonardo, la madre si chiama Caterina, ne sappiamo molto poco. Visse qualche tempo con Leonardo a Milano. Recentemente uno storico, il professor Beccia, ha recuperato un documento che forse apre una nuova ipotesi sull'identità di Caterina, perché ha trovato un documento del notaio Piero del 1452, quindi lo stesso anno della nascita di Leonardo, in cui viene data la libertà a una schiava di nome Caterina, che era una donna del Caucaso, che era stata resa schiava, prigioniera di guerra dall'esercito veneziano, poi venduta, perché a quei tempi poi andava così, fino ad arrivare ad essere schiava di un notabile fiorentino. Potrebbe essere lei, c'è da dire che Caterina era il nome che veniva dato tipicamente alle donne straniere, perché era un nome molto diffuso, quindi questo non ci aiuta a essere sicuri che sia lei, e comunque il notabile che dava la libertà a Caterina non era Piero, Piero era il notaio che semplicemente ratificava. È un'ipotesi in più che comunque può essere interessante. Leonardo cresce soprattutto con lo zio, che si chiama Francesco, nei prati vicino a Onchiano, Vinci, sempre nella zona intorno a Firenze. Noi dobbiamo molto allo zio di Leonardo, Francesco, perché? Perché è lui che presenta Leonardo quella che sarà la vera e unica sposa di Leonardo per tutta la sua vita, che è la curiosità. Nel senso che lui lo portava in giro nei boschi, per i prati, e gli diceva: osserva e poi fatti le domande. E Leonardo, che ovviamente dimostra subito un'intelligenza straordinaria, si appassiona a questo metodo di osservare le cose e poi chiedersi perché. E questa è stata la macchina che ha generato poi il genio, Leonardo da Vinci. Ha generato il genio nel senso proprio di una visione molto larga della conoscenza, enciclopedica, cercando più collegamenti che non una specializzazione. È stato uno straordinario ingegnere, chimico, fisico, anatomopatologo, perché sapete che tagliava i cadaveri per capire come era fatto il corpo umano, enologo, è stato sceneggiatore, è stato scenografo, è stato musicista, pittore straordinario. Le abilità pittoriche di Leonardo emergono subito nei primi anni della sua vita. Viene mandato in bottega dal Verrocchio, e però subito dimostra le sue capacità, ottiene delle commissioni personali e molto presto avrà una bottega tutta sua. Lavorerà per Lorenzo il Magnifico, per i Medici, fino al 1482, quando a 30 anni si trasferirà a Milano per lavorare per Ludovico il Moro e rimarrà 17 anni a Milano fino al 1499. Muoviamo il mouse. Voi vedete, no? Sì, arriva. Scusatemi, cerco di muovere ogni tanto.
Nel 1499 cosa succede? Succede che i francesi cacciano Ludovico il Moro e anche Leonardo dovrà poi spostarsi, Venezia, Roma, Firenze, Valentino Borgia e la Francia dove, come sapete, morirà. A Milano Leonardo aveva fondamentalmente tre posti di riferimento. Questa è una mappa di Milano del 1500, quindi pochi anni dopo, in realtà però di fatto era questa, la Milano di Leonardo. I tre posti di riferimento erano il Castello Sforzesco, che era ovviamente il luogo politico per eccellenza dove gli Sforza governavano, comandavano la città, ma Leonardo aveva molto spazio lì, sia per dipingere, sia per fare prove chimiche, fece prove chimiche importanti con il bronzo, sulla malleabilità, per cercare di costruire il famoso cavallo, monumento equestre per Francesco Sforza, che era il padre di Ludovico Sforza. Il monumento non arriverà mai a buon fine, ma gli studi sul bronzo, sulla malleabilità del bronzo furono molto importanti. Studiò matematica, perché lì c'era un matematico molto famoso, conosciuto ai tempi, che si chiamava Luca Pacioli, che insegnò la matematica di Fibonacci a Leonardo. Fibonacci, sapete, era un matematico pisano del 1200. Il secondo posto importante per Leonardo è appunto Santa Maria delle Grazie, che dista un quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora a piedi da Castello Sforzesco, quindi comunque lì vicino, lì oltre a Leonardo lavoravano altri geni straordinari, Donato Bramante, Donato da Montorfano, e anche Leonardo aveva la possibilità di discutere di teologia con i frati benedettini, che erano dei frati benedettini progressisti che per l'epoca che vivevano, che avevano il convento di Santa Maria delle Grazie, in particolare Vincenzo Bandello fu un teologo con cui Leonardo discusse molto, anche in maniera piuttosto vivace rispetto alla visione teologica e religiosa di Leonardo. Il terzo posto è di fronte ed è la vigna, una vigna che c'era lì, che apparteneva prima alla famiglia Tellani e che viene donata da Ludovico il Moro a Leonardo. Leonardo la affronterà subito con lo stesso entusiasmo con cui affrontava ogni nuovo tema, con grande curiosità, la coltiverà, chiamerà il padre di un suo allievo, l'allievo era chiamato Salai, ma di famiglia si chiamava Caprotti, e coltivavano delle terre a nord di Milano, tra Via Mercato e Oreno, Gardumarino, tanto per capirci, e quindi il signor Caprotti, il padre di Salai, scende e lavora la terra insieme a Leonardo, gli insegna i metodi di coltivazione dell'uva. Leonardo studierà molti libri di frati francesi, delle abbazie, per capire come funzionava la vinificazione, e elaborerà un suo metodo personale di calcolo del giusto momento per vendemmiare l'uva, secondo alcuni parametri che cambiavano di anno in anno. Quindi anche in questo Leonardo si dimostrerà particolarmente originale. Ci avviciniamo sempre di più. Questa è una mappa molto schematica, di Santa Maria delle Grazie. In rosso vedete il refettorio. Mi interessa farvi vedere che è una sala lunga e stretta, come vedete, no? La vediamo dall'alto. Questa è Santa Maria delle Grazie, la cupola meravigliosa di Bramante, con delle novità architettoniche straordinarie. Il refettorio è qua, ok? Lo vedete? Ecco, lì in alto. Quindi è questa fascia lunga e stretta che vedete qui in alto. Centriamo. Io ho chiesto a Paolo Dal Prato di fare una cosa molto schematica perché ho bisogno di concentrarmi su un paio di cose che voglio farvi vedere. Quindi lo schema è estremamente semplice. A sinistra, di fronte, nella parete di fronte, Marino lo sa perché 2 anni fa fu lui a ricordare, chiese se qualcuno lo sapeva e Marino subito mi disse che si ricordava che di fronte c'è la crocifissione di Donato da Montorfano. È assolutamente un capolavoro, meraviglioso. E come dicevamo 2 anni fa, è il capolavoro meno guardato al mondo, perché per sua sfortuna ha esattamente di fronte l'ultima cena, quindi nessuno lo guarda. In questo momento qua è in restauro. Però se per caso andrete a vedere il Cenacolo di Leonardo da Vinci, sforzatevi 10 secondi, un'occhiata a questa meraviglia, veramente vale la pena darla. E Donato Montorfano finisce, lavora insieme con Leonardo, finisce prima. Quindi quest'opera è visibile prima che Leonardo concluda l'ultima cena. Ci avviciniamo sempre di più all'ultima cena, che è di qua, quindi dall'altra parte. Allora incomincio a raccontarvi qualcosa con questa visione dall'esterno. Finisco la mia premessa dandovi qualche indicazione generale, poi entreremo di fatto davvero nell'opera. Allora, intanto il periodo storico. Di sicuro l'ultima cena finisce, Leonardo termina il suo lavoro nel 1498.
ne siamo certi, perché appunto Luca Pacioli finisce un trattato di matematica che dona a Ludovico il Moro con la data e dice, cita in questo trattato l'appena terminato capolavoro di Leonardo da Vinci, quindi siamo certi della data di fine, meno della data di inizio. Una volta si pensava fosse 1495, oggi si tende ad anticipare, ci si immagina che Leonardo abbia iniziato già nel 1493, primi mesi del 1494. Cosa succede in quel periodo lì per indicare la situazione storica nel mondo e anche a livello locale? Nel mondo è il periodo delle esplorazioni di Cristoforo Colombo. Nel 1494 Cristoforo Colombo sbarca per la prima volta in Giamaica, tanto per dare un riferimento, nel 1498 in America del Sud. In Italia di questa cosa si parla pochissimo, è una balzana idea degli spagnoli di andare a visitare le Indie, chissà cosa vogliono trovare. Nessuno aveva colto, no, che il mondo si stava allargando, stava cambiando proprio come respiro, come dimensioni. Localmente cosa succede? A Firenze, per esempio, dal 1493 al 1498 comanda Gerolamo Savonarola, che è un frate benedettino decisamente conservatore. Lorenzo il Magnifico era morto nell'aprile del 1492, Gerolamo Savonarola aveva preso il potere a Firenze e l'aveva ristretta proprio in una stagione di buio, di tristezza. Aveva, avete detto parlare di Falò delle Vanità, aveva bruciato quadri, vestiti, arazzi, libri, gli artisti non potevano più lavorare a Firenze, andavano via tutti, anche Michelangelo, che mai avrebbe immaginato di dover fuggire a Firenze per cercare lavoro in altra città. Nel 1498 i fiorentini si stancano di Girolamo Savonarola, lo incarcerano, c'è una specie di guerra civile con i francescani, ne approfittano, lo mettono in carcere in una torre ad aprile e poi a maggio lo uccidono, lo impiccano e poi ne bruciano il cadavere, una specie di ultimo falò delle vanità. Ritornerà alla Repubblica Fiorentina, che richiamerà i vari artisti a Firenze, anche Leonardo potrà in quegli anni, negli anni della Repubblica, tornare a Firenze. Dunque l'opera è su muro, è murale, ma non è un affresco, lo sapete penso. L'affresco ha un grosso vantaggio, perché come funziona? C'è l'intonaco che viene steso, mentre l'intonaco si asciuga il pittore realizza la sua opera e quindi l'intonaco assorbe il colore rimane bello vivace e soprattutto protetto. Il pittore ha preparato cartoni preparatori appunto su cui basarsi e poi il disegno deve essere fatto, l'opera deve essere fatta velocemente e giusto subito, non c'è tempo di ripensamenti. Leonardo non vuole lavorare così, Leonardo vuole avere la possibilità di cambiare, modificare, ripensare, rivedere e quindi decide di lavorare a secco, come se il muro fosse una tavola di quercia, pensando alla Gioconda, o di noce, pensando a Salvatore Mundi. Da chimico studia una composizione dei colori che lui si aspetta possa aderire di più al muro. La cosa, come sapete, non funzionerà molto, in realtà l'opera si rovinerà subito e lui chiederà ai suoi allievi di fare molte copie, proprio per mantenere comunque in memoria. E anche successivamente, no, il cardinale Federico Borromeo, manzoniana memoria, il cugino di San Carlo Borromeo, farà fare delle copie anche a grandezza naturale per non perdere nulla della meraviglia di quest'opera. Tanto per capire come lavorava Leonardo, il nipote di Vincenzo Mandello, che si chiamava Matteo Mandello, era anche lui frate, tiene un diario in cui a un certo punto scrive: secondo me Leonardo è matto, ci sono dei giorni che lo trovo prima che sorga il sole sul travatello e lavora fino a tarda notte, senza mangiare, senza bere, senza scendere. Altri giorni in cui non lo si vede, spunta d'improvviso a metà giornata, sta lì qualche minuto, piglia in mano il pennello, magari non colpa il pennello, magari no, e poi torna via. E a me viene in mente Oscar Wilde che diceva: sono stato tutta la mattina a pensare dove mettere una virgola e poi nel pomeriggio l'ho cancellata. No? Lavora un po' così. Altri giorni in cui non lo si vede proprio. Il priore protesterà con Ludovico il Moro per questo modo di lavorare che non assicura il completamento dell'opera nei tempi, infatti appunto Leonardo andrà un po' più lungo di quello che ci si aspettava. Leonardo decide di mostrare tutti gli apostoli frontali per risolvere il problema annoso di far vedere qualcuno di schiena che deve girarsi, è sempre complicato, ma c'è anche una sua logica, perché cosa vuole fare Leonardo? Se vedete, dopo lo vediamo più in dettaglio, il soffitto a cassettoni è identico al soffitto del refettorio. Gli arazzi che vedete sulle pareti sono identici agli arazzi che c'erano sul refettorio. Cioè l'idea di Leonardo è: i frati ogni volta che consumano un pasto
nel refettorio, in realtà sono invitati all'ultima cena di Gesù, partecipano all'ultima cena di Gesù. Allora questo tavolone, potete immaginare una specie di tavola a ferro di cavallo, cioè in cui il lato corto è quello dove, no, in un matrimonio ci sono gli sposi, i testimoni, i parenti degli sposi, oggi qui ci sono Gesù e gli apostoli, e nei lati lunghi ci sono gli invitati al matrimonio, che sarebbero i frati. Quindi in questo senso qui la posizione assume anche in qualche maniera una sua logica. A questo punto direi che è arrivato il momento di entrare effettivamente nell'opera. Se vedete dei cerchiolini bianchi sono proprio i punti che poi andremo a scoprire, e intanto vi faccio vedere il dettaglio che vi dicevo prima: soffitta a cassettoni come quello del refettorio. Gli arazzi, adesso non si vede il contenuto, ma erano arazzi simili che continuavano, se vogliamo, la sequela di arazzi sul muro del refettorio. Poi cominciamo a guardare qualche dettaglio. Intanto lo sfondo. Il sfondo è naturalmente un magnifico sfondo leonardesco tipico, le colline, il cielo. Sapete che una delle cose che faceva impazzire Leonardo non capiva com'è, che il cielo era azzurro e l'aria era trasparente. È una cosa che per tutta la vita lui cercherà di capire e disegnerà questi azzurri meravigliosi, quest'aria. Lui avrà proprio cercherà dei colori per rendere l'idea della consistenza dell'aria mentre si guarda un panorama. È un po' rovinato, ma è veramente meraviglioso. È una delle due fonti di luce, perché se voi guardate, la seconda fonte di luce, che non sappiamo cos'è, è in realtà qua, cioè di fronte a Gesù, leggermente spostato sulla vostra destra, perché vedete che questa parete è più chiara di quella. Siete accorti? Quindi c'è sicuramente la fonte di luce un po' più a destra per voi, a sinistra di Gesù, che però non sappiamo appunto cosa sia. È un pranzo vero a tutti gli effetti. Vedete pezzi di pesce, pane, l'acqua, il vino. Quindi c'è certamente un banchetto in corso. E lui cosa sceglie? Lui sceglie, Leonardo, sceglie un momento molto particolare. Questo è veramente unico e geniale. Non sceglie il momento in cui Gesù spezza il pane, beve il vino, quindi consacra l'Eucaristia, istituisce l'Eucaristia annunciando il proprio sacrificio, annunciando che il suo corpo e il suo sangue salveranno il mondo a costo del proprio sacrificio personale, ma sceglie un altro momento, cioè un momento in cui Gesù ha appena annunciato che uno dei 12 apostoli lo tradirà. È ovviamente un annuncio che li sconvolge, e vedete che si crea del dinamismo. È un'opera apparentemente statica, ma c'è un estremo dinamismo, perché nascono queste triplette di apostoli che cominciano a discutere. Ma cosa ha detto? Ma mi spieghi? Ma chi può essere? I più lontani ovviamente si chiedono se hanno capito bene. Leonardo fece delle prove di acustica per verificare se una frase del genere detta con un tono di voce normale poteva essere capita in maniera chiara alla distanza di un tavolo, e perciò decise di far vedere che i più estremi, gli apostoli più estremi, hanno dei dubbi, non capiscono cosa è stato detto, mentre i più vicini hanno capito e reagiscono in maniera diversa. Ogni apostolo reagisce in maniera differente. Qui si scopre anche la capacità di Leonardo di essere un vero, vorrebbe dire, psicologo, un esploratore dell'animo umano. Ogni discepolo rappresenta una possibile reazione a una situazione di questo tipo. Pensate, questo è un gruppo che per 3 anni ha vissuto assieme, gente che ha lasciato la loro vita, il loro lavoro, la loro famiglia, per vivere insieme, ha rischiato la pelle, e quindi sembra impossibile che uno di loro possa davvero compiere un atto di tradimento, e non riescono a immaginare chi sia, e quindi si crea questa confusione nella staticità. Adesso andiamo a vedere terzina per terzina e scoprirete che ogni apostolo ha la sua caratteristica. Iniziamo dai più esterni, diciamo a sinistra di Gesù, partiamo da lì, che sono Simone, Giuda Taddeo e Matteo. Tanto sono questi qua, eh? Simone, Giuda Taddeo e Matteo. Intanto guardate la posizione, stanno discutendo, no? Chiaramente, ma non hanno capito. Guardate la posizione di Matteo, per chi ha giocato a rugby, è un mediano di mischia, questo di Chester, no? Vedete, sta passando la palla verso il centro. Matteo sta ovviamente dicendo: guarda, ne parliamo con quelli più vicini, io non ho capito, spostiamo l'argomento di là, non parliamo fra noi tre. Simone, l'apostolo più a sinistra, assume una posizione che è detta il Padre Nostro.
cioè ha le mani aperte verso l'alto, è una posizione detta di accettazione, cioè lui dice non so cosa sta succedendo, ma comunque ciò che Dio vuole avverrà, è cosiddetta una posizione di accettazione. Interessante è Giuda Taddeo, perché Goethe, quando fece il suo viaggio in Italia, sapete, Goethe fece un viaggio in Italia, alla fine volle vedere l'ultima cena di Leonardo, e nel Grande Scasiato scrisse parole meravigliose, ma di Giuda Taddeo disse Leonardo voleva per forza fare un apostolo italiano. Perché? Perché Giuda Taddeo sta facendo questo gesto qua, che sapete è il gesto che fa riconoscere un italiano all'estero, sempre. C'era solo ricordate ai mondiali, agli europei, gli ultimi che abbiamo vinto, cos'è, il 2000, gli ultimi che abbiamo vinto con l'ex CT Mancini, 2010, c'era una foto di tutti i giocatori italiani intorno all'arbitro con la maglietta azzurra, tutti così. E la didascalia era dimmi che sei italiano senza dirmi che sei italiano. Anche Giorgino, che non è che proprio fosse italiano, però anche lui era lì. E quindi Giuda Taddeo, secondo Goethe, fa questo movimento qua, ed è il movimento italiano. Anche Matteo ha qualcosa di italiano, perché sapete, Matteo lavorava per i romani, era esattore delle tasse dei romani. Tutti voi avete in mente, credo, la vocazione di San Matteo di Caravaggio, meraviglioso, no? Lavorava per i romani, quel vestito lì, è un vestito tipicamente di Foggia Romana, per colori e anche proprio per taglio, è un vestito non di tradizione ebrea, ma di tradizione romana. In questo modo Leonardo ci dice che quello è sicuramente San Matteo. Andiamo dall'altra parte del tavolo, quindi all'estremità destra di Gesù, sinistra per voi, Bartolomeo, Giacomo Minore e Andrea. Ma Bartolomeo, intanto, lo faccio vedere a figura intera, è l'unico che si vede appunto a figura intera, si vede bene anche i piedi, però Bartolomeo è quello che ha capito meno. Infatti vedete che semplicemente si sporge e cerca disperatamente di capire che cosa è stato detto, perché non riesce a intuirlo neppure. Giacomo Minore è estremamente interessante perché assomiglia a qualcuno. Chi è Giacomo Minore? A chi assomiglia? Chi è? Lo sappiamo. A chi assomiglia? Mi viene in mente qualcuno? Sì, assomiglia a Gesù, giusto, sì. Giacomo Minore è uno degli Adelfoi, cioè uno dei cosiddetti fratelli di Gesù, non nel senso di figli della stessa madre, dello stesso padre, ma della stessa tribù. Giacomo Minore apparteneva alla stessa tribù di Gesù, infatti vedete che ha il vestito anche lui, rosso, un po' meno vivace, ma rosso come il rosso del vestito di Gesù, che rappresenta la natura umana di Gesù. L'azzurro rappresenta la natura divina. Ovviamente Giacomo Minore ha solo la parte rossa, ha il profilo che assomiglia a quello di Gesù. La tradizione vuole che per questo Giuda bacia Gesù, perché Gesù era conosciutissimo, popolare, non serviva identificarlo, anzi è nei guai per questo, no? Ha fatto risorgere Lazzaro, è entrato a Gerusalemme la domenica che lo chiamavano delle palme, è stato osannato, e quindi il sommo sacerdote e Sinedrio, i membri del Sinedrio sono preoccupati, questo è un capopopolo popolarissimo e non sappiamo come guidarlo, meglio ucciderlo. Per cui Gesù è popolare e ci si chiede ma perché Giuda deve davanti alle guardie far sapere chi è. Una delle ragioni che viene ipotizzata è che potevano confonderlo con Giacomo Minore, che gli assomiglia moltissimo, per cui Giuda identifica Gesù affinché non venga preso Giacomo Minore. Andrea è interessante, anche lui, guardate Andrea, anche qui vedete lo psicologo Leonardo, questo è un gesto tipico di difesa. Andrea dice, non sono io, non guardate me, Andrea ha paura che di essere accusato, di essere lui il traditore, e quindi vedete che mette le mani avanti e dice, no, fermi tutti, io non c'entro, non so di chi parlo, non mi interessa, non guardate me, io non c'entro nulla. Atto di assoluta difesa. Invece Giacomo Minore è più interessato a capire chi è quello succede, tant'è che allunga la mano, lo vedete, e cerca con la mano di andare a toccare San Pietro, che è il loro capo, che è ovviamente il più anziano ed è, diciamo, quello che noi oggi definiamo il leader del gruppo. Allora Giacomo Minore cerca di andare da Pietro, lo tocca sulla spalla e dice, no, spiegami bene questa storia, che non ho capito. Ci avviciniamo a Gesù, questa terra meravigliosa che vedete, Filippo, Giacomo Maggiore, l'ultimo non ve lo dico neanche, San Tommaso naturalmente. Intanto Filippo ha questo gesto meraviglioso, che anche questo è un gesto di accettazione, del tipico gesto della Maria Addolorata, della Madonna Addolorata. Tantissimi quadri che raffigurano la Madonna fanno compiere alla Madonna questo gesto qui. Non so se avete in mente, forse uno dei quadri più belli mai prodotti, credo, nella storia dell'arte, che è quello di Antonello da Messina, in cui la Madonna appunto una mano così, l'altra in realtà
leggermente mossa per benedire, ma insomma, il gesto, questo è tipicamente definito il gesto di accettazione della Madonna, che accetta il suo destino di dolore per salvare l'umanità. Giacomo Maggiore invece, guardate, è meraviglioso, guardate che reazione ha Giacomo Maggiore. Giacomo Maggiore reagisce come se fosse una barriera, no? Allarga le braccia e ci fermi tutti. Qua nessuno tocca Gesù, lo difendo io, guarda il corpo. Allarga le braccia, possente, però questo gesto qui è anche il gesto della croce, della crocifissione. Giacomo Maggiore è il primo apostolo che verrà martirizzato. Primo martire in assoluto è Santo Stefano, ma il primo apostolo che verrà martirizzato è Giacomo Maggiore. Ed ecco che, vedete, assume la posizione della crocifissione. Qui anche qui cito Caravaggio, sicuramente avete in mente la cena in Emmaus. In una delle due cene in Emmaus, uno dei due apostoli fa esattamente questo gesto qui, nel momento in cui capisce che chi ha di fronte è Gesù risorto. O anche Giotto, nella deposizione c'è un personaggio che è esattamente questa posizione, è la posizione che naturalmente ricorda la crocifissione. Siamo sicuri, quello di San Tommaso, sì, è ovviamente l'apostolo del dubbio, vedete che si avvicina, lui è il terzo probabilmente di questa, no, più lontano da Gesù, in realtà si avvicina, quel di dire sono io, cioè lui dubita di se stesso, dice non è che verrà in mente a me di tradirti, stai parlando di me, e quello è il dito, anche qui avete in mente sicuramente Caravaggio, San Tommaso che mette il dito nella ferita, nel costato di Gesù, chi, beato chi crede senza vedere, San Tommaso è la posta del dubbio in assoluto per tutti, e questo dito è il simbolo tipico di San Tommaso. Veniamo alla terna, credo più importante, più interessante, quella destra di Gesù, più interessante che invece è Giuda, che rende più vivace la vicenda. San Giovanni, San Pietro e Giuda, quello è San Giovanni. So che ci sono romanzi bellissimi, thriller appassionanti, scritti benissimo, Phil Contomest, tutto bene, ma quello è San Giovanni. Non è Maria, Marta, Maddalena, siamo certi che San Giovanni viene raccontato così sempre. San Giovanni perché per tradizione era il più giovane, è quello che si aggrega in età giovanile a Gesù, è senza barba perché è simbolo della verginità, per tradizione è lo sposo delle nozze di Cana, che dopo che Gesù ha tramutato l'acqua in vino è rimasto talmente colpito da decidere di mollare la moglie appena sposata e andare a seguire Gesù, e quindi è simbolo della giovinezza e della verginità. Giovane per forza, perché se diamo per buono che abbia scritto almeno una parte dell'Apocalisse, non tutte immaginiamo, ma dagli ultimi studi, ma almeno una parte dell'Apocalisse, deve essere molto giovane in questo momento qua per poi avere, essere ancora vivo, diciamo, al momento della scrittura dell'Apocalisse. Vedete che è assolutamente tranquillo, eh? È l'emblema della serenità. Appena sto detto qualcuno di voi mi tradirà, guardate il volto di San Giovanni, è il più giovane, ma sembra anche il più sereno, il più affidabile. Adesso lo gestiamo, vediamo cosa succede, dai, non facciamo tragedie. È il simbolo dell'affidabilità. San Giovanni è l'apostolo più amato da Gesù ed è affidabile al punto che Gesù affiderà a San Giovanni la Madonna in punto di morte. Il contrario, San Pietro, che è il più anziano, sembra il più giovanile. Vedete che reagisce invece in maniera molto violenta. Ma chi, ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo impazziti. Si muove subito. Lui è leader della Chiesa, sarà il capo della Chiesa. La Chiesa ha bisogno di energia, ha bisogno di capi che si muovano, che si diano da fare, che reagiscano, che combattano. Nel 1500 sapete che la lotta con le eresie è assolutamente viva e attiva, quindi il messaggio è che la Chiesa deve avere dei capi energici e potenti. E faccio notare le mani di San Pietro, che sono assolutamente eccezionali. Qui vedete che San Pietro ha in mano un coltello, non c'erano le posate ai tempi, ma ognuno aveva il suo coltello con cui tagliare il pane, il cibo. E San Pietro ha preso, questo è Giuda, cioè immaginate Giuda come si sente con San Pietro che nelle mani il coltello, dice se trovo chi è il traditore qua lo passo per le armi. Quel coltello lì è lo stesso che fra qualche ora taglierà l'orecchio a Maico, al servitore, al gran sacerdote, facendo arrabbiare Gesù, che dirà che di spada ferisce, di spada perisce. Gesù riattaccherà l'orecchio a Maico, quindi questa posizione del coltello è anche un po' predittiva di quello che succederà nella passione. E passiamo a vedere Giuda. Giuda è certamente il più intelligente di tutti, perché cosa fa Giuda in questa confusione assoluta in cui Gesù ha appena detto qualcuno di voi mi tradirà? Giuda si nasconde, non è che scappa, urla, dice non ce l'ho,
io fate come se io non ci fossi. Tutto indifferente, parlate voi, io sto qui tranquillo, non sono interessato alla vicenda. Vedete che Giuda è scuro, è effettivamente più scuro degli altri perché si allontana dalla luce di Gesù, ma anche è l'unico il cui baricentro si sposta lontano da Gesù, mentre tutti gli apostoli in qualche maniera hanno come un elastico che li porta verso Gesù, perché ovviamente tutti gli apostoli aderiscono alla proposta di Gesù, Giuda è l'unico il cui corpo si sta spostando nella direzione opposta. Cosa tiene in mano Giuda? Il sacchetto, quei cosiddetti 30 denari, che erano 30 sicli. Cos'erano 30 sicli? Cosa valevano? 30 sicli valevano la libertà di una persona, la vita di una persona. Perché sapete, quando uno aveva un debito, se non lo pagava per tempo, diventava schiavo del creditore. La famiglia, per ridare la libertà, doveva pagare 30 sicli in modo tale che lo schiavo tornasse libero. Quindi 30 sicli è il prezzo della libertà di una persona e Giuda riceve 30 sicli per diventare schiavo del diavolo, quindi per perdere la propria libertà. E adesso veniamo al centro fondamentale di tutta la nostra storia di questa sera, che è Gesù, che è il centro anche geometrico. Se voi fate identificate geometricamente il centro di questa opera, il centro è esattamente l'occhio destro di Gesù, lo sguardo di Gesù, gli occhi di Gesù. E allora uno si aspetterebbe che Gesù guardi gli interlocutori, i frati, chiunque guarda l'opera, parli con loro, tu devi essere attirato dallo sguardo di Gesù. O al limite che guardi verso l'alto, in modo tale che tu sei attirato dallo sguardo di Gesù e guardi verso Dio. Invece vedete che lo sguardo di Gesù è verso il basso. Certo, sta guardando il pane che tra un secondo prenderà, perché spezzando il pane di fatto dà il via a un ciclo, a una successione di eventi che lo porterà alla passione. Dal spezzare il pane in poi succederà tutto quello che sapete, che porterà Gesù a soffrire le pene dell'inferno veramente, quindi a essere maltrattato, picchiato, torturato, umiliato, inchiodato alla croce. E tra un attimo inizia tutto. E Gesù sembra essere quasi incerto. Guardate la posizione delle mani, bellissima. Una mano è verso il basso e una mano è verso l'alto, cosa si vede? È un segno anche eucaristico, cioè la mano verso il basso è quella che prende il pane e lo spezza, la mano verso l'alto è quella che lo distribuisce, ma ha anche un senso proprio di rappresentazione della natura umana e divina di Gesù. A Leonardo piace molto, interessa molto, apre una vera e propria investigazione sulla natura umana di Gesù, e questa è la cosa che gli interessa di più. Guardate veramente il volto incerto, dubbioso, faticoso di Gesù. Perché Leonardo sceglie questo momento? Questo momento qua è un momento neutrale, un momento tra l'annuncio, qualcuno di voi mi tradirà, e il momento in cui Gesù prenderà il pane e lo spezzerà. Perché Leonardo interessa questo? Perché Gesù è uomo, è dotato di libero arbitrio, e quindi, in teoria, questo è l'ultimo momento in cui Gesù potrebbe dire di no. No, non voglio soffrire, non voglio quello che mi stai dicendo, non voglio che il mio destino sia questo. Torniamo in Galilea, mi vogliono uccidere voi, ho ancora tante cose da insegnarvi, torniamo indietro. Liberamente, come uomo dato il libero arbitrio, Gesù, come la Madonna poteva dire di no all'angelo, in questo momento Gesù potrebbe dire no, non ci sto, non va bene. Noi diamo per scontato che siccome c'erano le scritture, che siccome era il destino dell'umanità, per forza Gesù abbia detto facilmente di sì. Ma poi sappiamo che nel Getsemane Gesù dice: allontana da me questo padre, allontana da me questo calice amaro. Ma ormai stanno arrivando le guardie, non può più sfuggire. E secondo un Vangelo, le ultime parole di Gesù sulla croce sono: Eli, le massa battanì. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è l'ultimo momento in cui Gesù è padrone del suo destino. Da questo momento in poi succederanno cose per lui inevitabili. E qui Gesù raccoglie tutto il suo coraggio per prendere il pane, spezzarlo e dire sì. Vado a soffrire per salvare l'umanità. E questo a Leonardo appassionava. La scelta libera di un uomo dotato di libero arbitrio che decide di sacrificarsi per gli altri. Non so se sono riuscito a spiegare perché Leonardo sceglie. Adesso siamo un po' fra amici, che posso, faccio una cosa, cito una metafora, non voglio offendere nessuno, non voglio essere blasfemo, ma a me viene in mente una metafora di tipo alpino. Non so se vi è mai capitato di avere in testa il percorso di montagna che volete fare. Assolutamente è lontano, è complicato da organizzare, però volete, una volta nella vita c'è una discesa pericolosissima, alla fine
che è al limite delle vostre possibilità, ma una volta e finalmente riuscite, vi organizzate, andate, partite, arrivate in Forcella, piove tutto il tempo, nuvole basse, fulmini, temporali, il cervello dice, vabbè, peccato, so che ti piaceva fare questo giro, però purtroppo il tempo non te lo permette, piglia il sentiero e torna a casa tranquillo. E il cuore vi dice, no, sei arrivato fino qui, non avrai altre occasioni, raccogli tutto il tuo coraggio, prendi e parti, qua fa freddo, non hai molto momento per decidere, vai, raccogli il tuo coraggio e vai, e finisci il tuo compito anche se è pericoloso, anche se è doloroso. La cosa che Leonardo veramente fa entusiasmare, fa emozionare, è il coraggio che Gesù dimostra in questo momento di dubbio, di incertezza, nella decisione di sacrificarsi definitivamente, grazie, per l'umanità. Sono riuscito un po' a portarvi con me. Capite che dietro un capolavoro di questo tipo non c'è solo la purezza estetica o la perfezione tecnica, c'è il ragionamento, c'è il pensiero, c'è lo spessore umano, intellettuale, anche filosofico, teologico dell'autore. Senza il pensiero, il turbamento interno di un autore, un'opera può essere bellissima ma non sarà mai un capolavoro. E allora solo Leonardo poteva immaginare nell'ultima cena che il momento più importante di tutti in realtà fosse questo, non quelli rappresentati da qualunque altro autore, ma questo fosse il momento decisivo. Ce l'ho fatto, sono riuscito a portarvi fino qui con me, eh? Bene, adesso ci rilassiamo anche noi, scavalliamo anche noi la Forcella, andiamo alla parte finale, non voglio togliervi troppo tempo, allungare troppo. Nella parte finale abbandoniamo, devo dire, a parte mia, con un po' di difficoltà e dispiacere questa bellissima opera. Diamogli un'ultima occhiata, vedete, nel suo insieme meraviglioso. Poi vi racconto qualcosa, chi c'era 4 anni fa lo sa, anche di questo quadratino grigio qui sotto. Vedremo qualche particolare che qui non vediamo. E passiamo all'ultima fase in cui invece userò delle normali slide, iniziando da un omaggio. Questa donna, questa professoressa, si chiama Giuseppina de Tapigny Brambilla, sposata a Barcellona, ed era a capo del team che realizzò il restauro che negli ultimi 20 anni del secolo scorso riportò alla luce l'ultima cena. Perché fino ad allora cos'era successo? Che qualunque opera di restauro era stata un'aggiunta. Cioè, siccome ho capito che qui mancava qualcosa, io pittore del 1600, 1700, 1800 la faccio io, l'aggiungo, in realtà rovinando l'opera. L'approccio di Pinin Brambilla Barcellona è: togliamo tutto ciò che non è di Leonardo, quello che oggi ammiriamo e vediamo è tutto e solo di Leonardo. Abbiamo perso qualcosa? Abbiamo perso qualcosa, però quello che c'è è tutto e solo originale. Cosa abbiamo perso? Allora, questa è una copia fra le migliori, fatta da Gian Pietrino, tra le migliori, nel senso che i dettagli che vedete sono estremamente fedeli rispetto all'originale. Ve ne faccio vedere tre. Uno era appunto quello che dicevo prima, i piedi di Gesù. I piedi di Gesù, vedete, hanno una posizione che ricorda la posizione dei piedi di Gesù sulla croce. Perché nell'originale di Leonardo non ci sono più i piedi? Perché nel 1600 i frati decisero di risolvere in maniera un po' drastica un problema che evidentemente per loro era drammatico. Perché dietro la parete dell'ultima cena c'erano le cucine, che avevano solo una porta che dava sull'esterno. Quindi soprattutto d'inverno il cibo arrivava freddo. Allora loro ci hanno pensato, apriamo una porta dalla cucina al refettorio, e per dire sempre, non voglio mai essere blasfemo, insomma, parliamo solo dell'immagine, cioè i piedi di Gesù hanno perso al ballottaggio con la zuppa calda. Secondo particolare faccio notare, alcuni di questi apostoli hanno, vedete, una specie di spilla che chiude il vestito, se la vedete, è una pietra preziosa. Secondo la storica dell'arte, professoressa Sangalli, ed ha probabilmente ragione, sono le pietre preziose che gli ebrei associavano alle tribù. Ogni tribù, 12 tribù israeliane, aveva associata la propria pietra che rappresentava la loro caratteristica, la fedeltà, il coraggio, la saggezza. Allora Leonardo in questa maniera qui attribuisce ad ogni apostolo, a molti apostoli, una caratteristica. E quindi anche questo è un approccio in qualche maniera psicologico di descrizione degli apostoli. Terzo particolare bellissimo, che si intravede nell'originale ma non si intuisce, non si capisce quasi più, guardate cosa fa Giuda col gomito, no? Giuda si sta spostando, vi ho detto, si sta nascondendo, ritraendo, col gomito destro abbatte una saliera,
fa cadere del sale sulla tavola. Sì, cioè, dice Leonardo, è un po', come si dice, superstizioso, può darsi, però in realtà ovviamente il riferimento è evangelico. Voi siete il sale della terra, se il sale non ha sapore, chi potrà dare sapore alla terra e al mondo? E quindi Giuda, rifiutando di far parte del sale della terra, batte il sale, quindi si rifiuta di far parte degli apostoli di Gesù. Bene, siamo arrivati al gioco, perché so che tutti voi poi in realtà aspettavate, adesso è il tempo, Cristina, dai, sono veloce, no? Funziona così. Adesso io vi faccio vedere quattro ultime scene. Se voi mi dite chi è l'autore, vi pago la birra. O qualunque altra cosa da te bere, visto che raggio, fanno del sidro ottimo, l'ho assaggiato l'altro giorno, molto buono. Se dite il nome sbagliato, mi pagate la birra. Beh, sfida, certo, guarda, è una cosa... sì, no. Devo, con due eccezioni. La prima la facciamo di test. Non c'è il paglio niente perché è troppo facile. Sono generoso, ma non esageriamo. L'ultima invece ci metto io la pizza, perché è difficile. Quindi se uno davvero dice il nome dell'ultimo, mi pago pizza e birra volentieri. Se c'è il nome sbagliato, la pizza, la birra, mi accontento. Ma siete pronti? Partiamo, via. Tu stai filmando, chi francia, mi fa da arbitro. Cioè, devi vedere chi è il primo che è, mi raccomando. Allora, partiamo con la prima. Questa. Giotto. Sì. L'ho detto, è troppo facile, se non arriva. Chiamate il coro del Nabucco. Caffè, via, questa è la prima. Giotto, che per la Scrovegni 1306, qui vedete che gli apostoli sono invece intorno al tavolo. Giuda è vestito di giallo, che è il simbolo dell'infedeltà, il colore dell'infedeltà. Hanno l'aureola, Gesù ha l'aureola di oro zecchino ed è rimasta effettivamente dorata. Gli altri santi avevano un'aureola dorata, ma di materiale più scadente, e oggi appare scura. Giuda aveva l'aureola nera, effettivamente. L'aureola è un'immagine che Leonardo odiava. Leonardo si è rifiutato in tutta la sua vita di dipingere le aureole. Cos'è questa storia qua della luce? No, non sembra. Questo è il motivo per cui ci sono due vergini delle rocce. Perché nella vergine, una è a Parigi, al Louvre, e una è alla National Gallery, a Londra. In quella di Parigi non ci sono le aureole, l'ha fatto tutto Leonardo, è l'originale. I frati ricevono quest'opera che avevano già pagato e vogliono i soldi indietro, no, non si parla neanche la Madonna avere le aureole, i santi avere le aureole, questa storia qua. Allora Leonardo predispone una seconda Vergine delle Rocce che fa completare i suoi allievi, e gli allievi fanno le aureole, così almeno i soldi riescono a tenersi. Questa è la ragione per cui ce ne sono due. Ultima cosa che faccio notare, San Giovanni, sempre, vedete, sbarbato, giovane. Guardate questa immagine bellissima di San Giovanni che appoggia il proprio petto, si vede? Appoggia il proprio capo, il proprio viso sul petto di Gesù. È un'immagine ovviamente che ricorda la pietà. Cioè, sarà poi Gesù che appoggerà da morto il suo capo nel grembo, sul petto di Maria, un'immagine veramente dolce e veramente bellissima. E adesso si gioca. Siete pronti? Di chi è questa ultima cena? Ho sentito? Chi l'ha detto? Sì. Chi l'ha detto? Dirlo. Sì. Tintoretto, bravissimo. San Giorgio Maggiore a Venezia, opera meravigliosa. Guardate il taglio cinematografico, da dove la prende? Dall'alto, laterale, è una visione veramente particolare, unica. Vedete, Gesù sta distribuendo in realtà la comunione, ma l'immagine del banchetto, si sentono i rumori, si sentono i profumi, il centro geografico è in realtà la testa di questa donna che sta attingendo, geometrico, che sta attingendo da questo contenitore, da questa bacinella. Ci sono tre luci: la luce fisica di questa lampada qua, la luce religiosa Gesù e la luce di queste anime che vengono dall'alto a scendere, un'opera 100 anni dopo Leonardo, molto originale e molto particolare, ma veramente straordinaria. Giuda è seduto di qua, vedete che sono tutti da quella parte lì meno Giuda, che è seduto da questa parte. Ok, se avete azzeccato questo, la prossima. Non ho dubbi. Pronti? Di chi è?
Pensavo di essere... Da lì? Sì. Caffè o ancora birra? Caffè. Sì, sì, Salvador Dalì. Salvador Dalì, voi avete presente forse i crocifissi di Salvador Dalì, bellissimi dall'alto, tridimensionali, il crocifisso di San Giovanni della Croce, per esempio, veramente meraviglioso. Questa è l'ultima cena di Salvador Dalì, vedete, qui è un vicino rito, non è un banchetto. Qui gli apostoli sono dei sacerdoti che sono inginocchiati intorno all'altare, questo di fatto è un altare, ma Salvador Dalì era naturalmente un provocatore, e come vedete il volto di Gesù è il volto della moglie di Salvador Dalì. Questo naturalmente rese la cosa piuttosto discussa e discutibile ai tempi. È a Washington, sì, alla National Gallery of Art di Washington, è un'opera del 1955, veramente, veramente meraviglioso, vedete lo sfondo anche a queste montagne, questa immagine del crocifisso sopra, è un'opera assolutamente straordinaria. L'ultima, c'è in ballo anche la pizza, ma temo che non la conoscete, mi dispiace, perché è un'opera secondo me molto bella, ma so che è poco conosciuta. Quindi credo non sappiate di chi è, però se me lo dite sono contento. Se mi dite un altro nome anche, che mi fa la birra. Dunque lui si chiama Davide Fuschi, quest'opera si chiama La Nuova Cena. Davide Fuschi è un contemporaneo, io l'ho incontrato perché gli ho chiesto se potevo utilizzare l'immagine della sua opera in questa presentazione, abbiamo parlato un po' insieme di quest'opera qui. Vedete che qui il percorso è l'inverso di quello di Leonardo. Vedete, Leonardo vi porta a partecipare all'ultima cena. L'idea di Leonardo è: chi guarda l'opera diventa uno dei commensali dell'ultima cena. Qui succede il contrario, qui è la luce di Gesù che esplode e vi viene verso, viene quasi da proteggersi. Questo regno di luce e di colori, i colori sono l'umanità di tutti gli apostoli. C'è anche Giuda lì dentro, non lo si riconosce, è insieme a tutta l'umanità che gli apostoli portano con sé, ed è appunto questa esplosione verso l'esterno che vi viene a cogliere e a prendere. Davide Foschi è esponente di un movimento che si chiama Nuovo Rinascimento, e io personalmente credo davvero che siamo alle soglie di un nuovo possibile rinascimento, nel senso che siamo arrivati in un momento in cui possiamo cambiare il paradigma della nostra voglia di conoscere le cose, tornare al modo leonardesco, enciclopedico, allargato, di vedere, di studiare, di imparare, cercando più collegamenti che non la specializzazione. Provo a spiegarmi con un'immagine, l'ultima di oggi, quindi non vi chiedo dottore. Però non è solo Leonardo, Salvatore Mondi, Leonardo e allievi, è tuttora, credo, Marino, che lo conferma a te, che sei più esperto di me, l'opera più pagata in un'asta da un privato, con 150 milioni di dollari, da Sotheby a Londra. E come dicevamo, per chi c'era, 2 anni fa, l'Università della California, dei ricercatori dell'Università della California, hanno confermato che l'effetto della luce dietro il mondo, dietro questo globo che è in mano, trasparente, che è in mano Gesù, è quello che si otterrebbe se solo se quella sfera lì fosse cava, fosse vuota all'interno. Leonardo era ossessionato dalla luce, non capiva. È materia, perché insomma, se gli metti un muro si blocca, se gli metti qualcosa di trasparente si divide, genera dei colori, ma non capiva di cosa era fatta, come si muoveva, qual era la dinamica, come faceva a spostarsi. Leonardo aveva capito che se avesse compreso le regole, le leggi, l'essenza, la meccanica della luce, avrebbe capito le regole della natura che ci stava intorno. Siamo a 450 anni da Lorenz e da Einstein, Leonardo aveva già capito che la luce era il fondamento di tutto ciò che ci circondava. E ce lo dice così. I suoi studi di ottica, molto molto elaborati, complicati e difficili, lui ce li racconta non con un libro, non con un trattato, ma con un quadro in cui unisce la straordinaria capacità pittorica a questa sua capacità di fisico e di ottico. Mette insieme competenze per raccontare le cose. Ecco, io credo che questo sia il momento per ritornare a quell'approccio. Poi verrà il 1600, arriverà Galileo, che ci insegnerà, per fortuna, un genio, il metodo con cui studiare le scienze, Cartesio, che ci insegnerà il metodo con cui studiare la filosofia, le arti umanistiche, si creeranno le barriere, le specializzazioni, la scuola si imposterà su singole materie, dovrai scegliere fin da piccolo, stai dalla parte di scienze umanistiche o dalla parte di scienze tecniche. Galileo chiamava le scienze molli e le scienze dure, no? Siamo un po' soft skill e hard skill di oggi, no? Sono la stessa cosa.
siamo diventati specialistici, perché non bastava tutta la vita per imparare tutte le nozioni della cosa di cui io volevo diventare esperto, dei pozzi di scienza, nel senso che si va in profondità, ma in una parte di superficie piccolissima, perché il cervello contiene poche nozioni, quindi io posso imparare questo e non posso perdere tempo a guardare altro. Bene, oggi ci sono dei calcolatori così potenti che contengono tutte le nozioni del mondo, tutto lo scibile umano. E da novembre, dal 30 novembre, è cambiato il mondo perché l'intelligenza artificiale ha messo a disposizione dei tool che permettono di interrogare questi computer con linguaggio naturale e di ricevere risposte in linguaggio naturale. Questo significa, sostanzialmente, che non è più importante sapere le cose. La cosa che diventa fondamentale è saper fare le domande giuste. Siamo ancora all'inizio, siamo d'accordo, è immaturo, ancora non distingue la realtà dalla falsità, ancora vediamo spesso creare delle notizie false, immagini false che sembrano vere, ancora siccome lavora in modo probabilistico, ti dice la parola più probabile che tu ti aspetti e quindi se non sa le cose inventa, si parla di allucinazioni ChatGPT, quindi per carità, stiamo ancora aspettando che questa tecnologia evolva, però di sicuro stanno sempre arrivando di più nella nostra vita algoritmi potentissimi che ci aiutano a fare delle scelte, verrebbe da dire che ogni tanto fanno le scelte al posto nostro. Allora capite che la cosa importante non è soltanto fare la domanda dal punto di vista tecnico, ma farci anche la domanda dal punto di vista delle conseguenze, cioè il vero rischio dell'intelligenza artificiale è la forbice che si sta creando e sempre più ampliando tra conoscenza tecnica e consapevolezza valoriale, consapevolezza etica, cioè io devo essere consapevole se progetto un tool di questo tipo o se uso un tool di questo tipo delle conseguenze finali dell'uso di questa applicazione, di questo algoritmo, di questo plugin. È per questo che, per esempio, Google e IBM, entrambe, hanno creato una divisione di etica dell'intelligenza artificiale, in cui filosofi e tecnici insieme stanno studiando per progettare con consapevolezza. Questo è un tema fondamentale e difficilissimo di cui tutti noi dobbiamo essere presenti, perché questi algoritmi entreranno davvero nella vita di tutti, ed è fondamentale avere consapevolezza della potenza positiva o negativa di questi strumenti, non solo da parte di chi progetta, ma anche da parte di chi li usa. Ripeto, la cosa fondamentale è imparare a fare le domande giuste, a farci le domande giuste. E chi è la madre di tutte le domande? Chi è che ci insegna a fare le domande giuste? E ancora la curiosità. Ecco perché dico che è arrivato il momento di rinnovare i voti matrimoniali con quella che è stata l'unica moglie vera, adorata, amatissima, fedele, innamoratissima di Leonardo da Vinci. È arrivato il momento di farci di nuovo guidare nella ricerca della consapevolezza e nella voglia di imparare dalla curiosità. Grazie, grazie dell'attenzione. Grazie.